Questo presepe non manca nulla, c'è la storia, ci sono i paesaggi, ci sono i mestieri, c'è la cultura e c'è il territorio, quindi tanti motivi per venirlo a visitare. In effetti sì, merita di essere visto, anche perché è stato costruito proprio dal volontariato, dalla passione di questi ragazzi che dedicano il loro sabato e domenica a questa, insomma, ristrutturare, perché c'è molto da pulire, c'è molto da ricostruire, è fatto tutto in legno, insomma, c'è tanta passione, devo riconoscere in particolare all'associazione Solo per Amore, ma anche alla Proloco, partecipano un po' tutti, insomma, e quindi si entra veramente in un momento suggestivo e un po' al di fuori del tempo, dello spazio-tempo, perché il luogo è rimasto davvero intatto come è stato vissuto per millenni, con i suoi sentieri, con la sua flora e fauna particolare e tante situazioni storiche che meriterebbero di essere ricordate, visto che viviamo in un posto attualmente abbastanza anonimo, quindi, ma tornare ad essere consapevoli che sono luoghi che hanno vissuto dei periodi importanti. Abbiamo detto prima la Repubblica Amalfitana, periodo romano, periodo di Bisanzio, il periodo degli Svevi, poi successivamente gli spagnoli e tutto il resto. Quindi vi invito a venire. Grazie.